Allora, grazie. Grazie per tutti gli interventi che ci sono stati, che sono appunto stati molto densi e interessanti. Il titolo dell'incontro di oggi era Il lavoro dipendente in agricoltura, quale visibilità per le donne? E si inserisce nel ciclo su diritti, sviluppo e ruralità. Abbiamo fatto una diciamo, fotografia del lavoro delle donne in agricoltura, e questa fotografia ci dice che c'è una duplice debolezza dovuta sia alla debolezza diciamo, per chi lavora in agricoltura e alla specificità del lavoro delle donne. La domanda era appunto quale visibilità per le donne? E c'è sicuramente una invisibilità delle donne. C'è una visibilità da parte delle statistiche. Le statistiche non colgono tutte le sfaccettature, diciamo, le specificità di questo lavoro. C'è una invisibilità da parte delle politiche. Le politiche e il legislatore non colgono anche qui le specificità e anche se le colgono, non hanno poi la capacità di rendere coercitive, diciamo, le proprie azioni. C'è una invisibilità di natura qualitativa e quantitativa, cioè non abbiamo informazioni di dettaglio, ma ci mancano anche molte narrazioni sul ruolo delle donne. E questo che cosa significa? Che le scelte normative non ci aiutano a intercettare le specificità e che gli strumenti giuridici non sono adeguati al settore primario. Le parole chiave che sono emerse, secondo me, sono queste: conoscenza, fabbisogni e rete. Non abbiamo informazioni, quindi abbiamo un vuoto conoscitivo, abbiamo bisogno di informazioni, dobbiamo ascoltare le donne che lavorano in agricoltura, questo è stato detto stamattina. L'invisibilità si può sconfiggere solo con la conoscenza e la conoscenza ci serve per appunto far fronte a individuare i fabbisogni che sono stati individuati anche oggi. Si parla di fabbisogni, abbiamo sentito stamattina, anche per i servizi, per le politiche. E sono politiche non solo in agricoltura, ma anche politiche attive del lavoro. Dobbiamo individuare anche i fabbisogni formativi. Abbiamo sentito parlare appunto dell'industria dell'agricoltura 4.0. Quindi rischiamo di perdere una possibilità, di disperdere risorse, di disperdere professionalità. E tutto questo però abbiamo bisogno anche di fare tutto questo in rete. Abbiamo bisogno di relazioni e che queste relazioni siano appunto abbiano in comune degli obiettivi degli obiettivi che siano condivisi. Conoscenza, fabbisogno e rete ci aiutano a attuare il cambiamento. Il cambiamento è un processo culturale, abbiamo sentito soprattutto. E questo cambiamento e questo processo culturale mette al centro le donne come protagoniste del proprio destino e del proprio futuro. Ho sentito anche appunto di cambiare le prospettive tra pubblica amministrazione e cittadino. Le storie che abbiamo sentito raccontarci anche da parte di chi è nei campi e questa invisibilità da parte della pubblica amministrazione credo che sia intollerabile. Scusatemi, non ho altre parole, c'è cioè una pubblica amministrazione che non riesce a cogliere questa necessità, insomma, dei cittadini, dei lavoratrici, delle lavoratrici e delle cittadine, quindi di farsi riconoscere. Concludo velocemente. Credo che ci sia molto lavoro da fare. Tanto ne è stato fatto, ma credo che ce ne sia ancora molto, no? Credo che ci siano delle ci sia bisogno appunto di raccontare il mondo delle donne nelle sue diverse, cogliere queste specificità e quindi e questo lo dobbiamo fare in rete. Credo che oggi questo in parte sia stato fatto, no? Mettersi in rete.
E il titolo è anche La forza collettiva delle donne di questi seminari. Quindi, ecco, l'ultima cosa che voglio aggiungere invece è questa, che appunto ho sentito qualcuno dire che si parla di donne tra donne. Io credo che raggiungeremo un'eguaglianza quando vedremo le sale, forse in cui ci sarà un po' di presenza anche insomma, che ci sia una parità anche nell'attenzione, no? Che viene data dal mondo della politica e dagli attori.